fermati per dirlo, passare avanti. Suona chitarra, voglio cantare. Finestra fai miracoli ai santi. E se sti rintrami la fa facciare, falla facciare. Buonasera, buonasera amici, benvenuti a questa serata di cultura, di teatro, di musica e di allegria. Consentitemi, siamo molto contenti di avere tanti amici personali, tanti amici di tutti voi, artisti apprezzati questa sera nel nostro spazio culturale. Ancora non siamo molti, ma iniziamo con grande piacere. Del resto, commentavamo con l'autore, si tratta di un giorno infrasettimanale, per molte sarà stato probabilmente un deterrente, però iniziamo con grande piacere perché è un'occasione davvero unica di avere così tanti artisti nel nostro spazio culturale. Diamo il benvenuto quindi all'autore del libro Il teatro di Pino Carella, Storie d'altri tempi, un personaggio televisivo, teatrale, artista a tutto tondo, l'amico Pino Carella. E siccome le buone notizie non arrivano mai da sole, questa sera abbiamo un altro grande scrittore della nostra terra, un amico, carissimo mio amico, carissimo personale, e una penna tra le più argute, tra quelle che abbia mai letto nella mia vita. Mario Nirta. Un saluto anche all'editore Mimmo Verreffa, che ha stampato questo libro, in cui vengono raccolte tre commedie teatrali in vernacolo, che molti di voi conosceranno sicuramente, però quello che vi posso dire io dopo averlo letto è che dopo aver letto il libro, le commedie, quando si va a vedere le commedie, la rappresentazione teatrale, si apprezzano ancora di più. Abbiamo anche la grande musica questa sera, una partecipazione straordinaria di due musicisti apprezzatissimi, Antonio Bocchiato alla chitarra e il grande Cosimo Papandrea. Naturalmente ci intratterranno anche loro con degli intermezzi, loro ne hanno promessi due, però vi garantisco che farò una moral suasion affinché i due diventino almeno 20. Sì, dato che hai portato il Pino ne faremo 4. Allora, Pino, la domanda è d'obbligo: come è nata questa passione per il teatro e per la cultura popolare in generale? Ti do il tuo microfono dedicato, così potrai intervenire quando vorrai. Intanto buonasera a tutti. Nasce da una sorta di contagio che ho avuto io. Perché accompagnavo mia sorella, una compagnia teatrale del mio paese, di Roccialaione, che è mia sorella più piccola di me, e mia mamma ovviamente non la mandava da sola in mezzo a tanti uomini, quindi sono andato io con lei. Da quel giorno ho cominciato a vedere com'era il teatro a Roccella. Mi ricordo Antonio e Nicola Candido sono stati i primi due maestri che io ho avuto in quella di Roccialaione con la compagnia teatrale Antisia, con la quale abbiamo fatto insieme due lavori prettamente sacri all'epoca, e lì ho avuto la mia prima particina. Mi ricordo che facevo Giovanni, ero il discepolo prediletto. Quanti anni avevi? Avevo 15 anni. Quindi siamo passati almeno all'800. Diciamo che altri sono passati una decina d'anni rispetto ai tuoi esordi. Più o meno sì. Mario, non si può prescindere dalla tua grandissima presenza quando si trattano determinati temi. Questa sera trattiamo il tema del teatro, della messa in scena di commedie teatrali. Un'abitudine che per fortuna non si sta perdendo dalle nostre parti, anzi, a giudicare dal successo della rappresentazione di Pino, dal successo del premio di poesia Invernacolo Giovo Trichilo a Siverno, raccoglie sempre maggiori consensi.
un segnale di speranza per il futuro? Ma se la speranza per il futuro passasse attraverso il teatro, forse ci troveremmo meglio. È che purtroppo il teatro, se da noi continua, diciamo così, a proliferare grazie a Pino, in Italia si va perdendo, ucciso dalla televisione e dal cinema. Non ha certo più l'importanza che aveva una volta, pensa un po' al tempo degli antichi greci, Aristofane con le nuvole, causò la morte di Socrate, e fu un'opera buona, perché se no Socrate chissà cosa avrebbe combinato in seguito col suo pensiero, che poverino non scrisse mai. Certo, non era nemmeno allora molto remunerato, perché mentre le tragedie, il vincitore, mentre Sofocle, che diverse volte vinse, diciamo, le Olimpiadi del teatro ad Atene, fu premiato con una capra, mentre per la commedia, mi dispiace per Pino che scrive commedie, ma io ti giuro che all'epoca non ero ancora nato, mentre le commedie coreografiche che vincevano erano premiati, mi vergogno a dirlo, con un cesto di fichi. Pensate un po'. Però il teatro nel corso della storia ha avuto molta importanza, come lo ebbe a Roma con Plauto, che criticava tutto il potere, dovette avere un protettore importante dalla sua, perché Terenzio con le sue commedie poi fu mandato in esilio, come lo ebbe nel corso dei secoli, fino ad arrivare a De Filippo. Poi, sotto oggi è l'anniversario del compleanno di Eduardo. Sì, siamo qui di fargli gli auguri. Però mi auguro di non vedere. Io mi auguro che lo vedi prima tu, insomma. Sì, sì. Per legge naturale si dovrebbe succedere. Ci sono sempre un'eccezione. Quindi non te ne voglio. Poi voglio dire, quando non ci sono io, che te li presenti. E di solito tutti questi convegni culturali sono di una noia mortale, no? C'è sempre un relatore che legge i suoi fogli, il pubblico che se ne strafrega, perché quando uno legge non guarda in faccia l'auditorio, tra l'altro è anche un po' scostumatevole. Noi cerchiamo invece di istruire ridendo, informando, cioè le cose con la massima serenità. Dunque, quando qualche anno fa, l'anno scorso, due anni fa, presentai questo libro di Pino Carella, lo presentai al Teatro dei Minimi. Convento, sì. Al Convento dei Minimi, sì. L'anno scorso, magari. L'anno scorso, sì. Per questo punto. Sì, ma che poi io ho un'età e ho il diritto di dimenticare, anche se certe date col grande Pino Carella non si possono dimenticare. La prima sensazione fu questa: se questi erano minimi e stavano in un convento così, immaginiamoci i massimi, dove stavano? All'Excelsior, a Belmoral, eccetera. Però dissi subito che in queste commedie Pino funge da osservatore, un osservatore a cui non sfugge niente, cioè lui si siede, guarda nella sua ruga, e poi questi personaggi li porta pari pari sul palcoscenico, e in ognuno di essi ritroviamo un po' di noi, e nel bene e nel male. Ora, a Ruga Vecchia incomincia con un litigio con la solita donna che pulisce e porta le immondizie, mannaggia l'acqua, le immondizie sono andiamo su. Quello un po' di vino? No. Alla porta dell'altra ci sono, insomma, queste sciarre, tra virgolette, che adesso si sono trasferite un po' nei condomini, le rughe non hanno più quella vitalità che avevano una volta, e nei condomini non ci si limita a litigare, delle volte volano sberle, non per niente Fantozzi nella sua ironia alle riunioni di condominio andava con l'elmetto. Ora qui no, non è il caso. Però la commedia
di Pino non fa solo ridere, secondo me, ma fa anche pensare, e soprattutto a Ruga Vecchia e a Casa Sotto all'Orto, per due personaggi eccezionali. Nella prima è la Ciopa, nella seconda è Totò, un diversamente abile. Sono due personaggi di un'umanità straordinaria. Io dissi in quell'occasione che se il teatro dovesse avere una santa potritrice, non poteva essere che la Ciopa. E non so perché mi ricordava un po' il Macbeth di Shakespeare, no? A un certo punto la moglie di Macbeth lo istiga ad uccidere il re Duncano, che era ospite nella loro casa. Macbeth non voleva, ma la donna tanto insiste che alla fine Macbeth cede e ammazza il re. Poco dopo, questa signora diventata regina partorisce e Macbeth dice: non potevi partorire che un maschio, perché tutto in te è orribilmente maschio. Di converso la Ciopa, nel campo, diciamo, delle donne, se avesse avuto quei figli che la malvagità umana aveva impedito di avere, non avrebbe procreato che bambine, che donne, perché tutto in questa donna è meravigliosamente femminile, cioè tutta la dolcezza dell'animo femminile, la comprensione, la capacità di perdono, in una parola, lo spirito materno. Noi lo troviamo in questo personaggio che, attraversata la foresta del dolore, ne ha ricavato la giusta lezione e l'ha messa in pratica. È una sventurata, rimasta orfana, violentata dal padrigno e portata spesso dalla mammana di una volta, le sappiamo come lavoravano queste donne, ad abortire diverse volte. Eppure lei dovrebbe odiare quest'amore che non ho mai visto, ma appena due ragazzi, voglio dire di più perché sennò posso perdere il gusto di leggere, di vedere la commedia, appena vede due ragazzi innamorati, lei fa di tutto per aiutare. La comprensione che ha verso tutti la porta ad essere un paradigma di quello che potrebbe essere, non so, la donna ideale, la donna più cristiana possibile. Ecco, aver ricevuto tanto male e ripagare tutto con tanto amore. Ma questo da dove viene? Viene dalla mentalità di questo scialarato che abbiamo qui presente, che sembra così a vederlo nelle sue trasmissioni, specie Ricci, che io adoro, un tipo allegro, e in fondo invece, nel descrivere questi personaggi si dimostra piuttosto malinconico e anche capace di introspezione psicologica in questi personaggi. Pino ha potuto descrivere in quella maniera la Ciopa perché viene un buono. Io vi voglio raccontare un solo episodio per dirvi chi è Pino Carella. Io intristivo in un ospedale per un papà. Lui, per solidarietà, intristiva in un altro. A un certo punto io avevo le dimissioni. Allora, le dimissioni degli ospedali non sono come quelle delle poltrone governative, insomma, che poi si fanno sul serio. Allora mi telefona, dice: Mario, come va? Dico: no, guarda, oggi mi mettono stasera alle 5, verrà mio nipote, questo alle 10 del mattino, verrà mio nipote e mi porterà a casa. Dice: no, vengo io. Dice: ma tu dove sei? Ah, dice, io sono all'ospedale. E lo stavano monitorando, non so per quale problema di cuore. Quando è arrivato, io ero ancora intontito per medicine e cose. Lui è arrivato con... Avevo l'ottero, niente di che, insomma. Aveva il modem, aveva tutto.
Santa Teresa non si è andato con un'altra ambulanza in questo momento. E solamente quando si è buoni nell'animo si possono descrivere veramente bene, al punto da far vivere questi personaggi. Perché poi, a parte questo, i personaggi di Pino sulla scena si sopprimono in maschere. C'è, per dirne una, Mastro Mirko Scarparo, no? Mastro Mirko Scarparo, ricordo un po' quando eravamo noi ragazzini, andavamo in giro per le campagne, mangiavamo melograni, uva con tutti i semi, poi bevevamo acqua e naturalmente la stitichezza era una normale conseguenza. Mastro Mirko, poveretto, non mangia niente e gli danno qualsiasi cosa, mastite questo, dico rimane. Cioè, noi abbiamo l'impressione che questo qui non lo disintasavano nemmeno con un cristello da cascata del Niagara. E poverino, è solo, cioè, ci fa ridere. Ma nello stesso tempo, noi ne vediamo anche la sofferenza. E forse per questo la ruga è sempre viva, come era viva una volta. Come era viva in quella povera Calabria, assai migliore di questa Calabria povera. Adesso non c'è più quell'afflato, quella comprensione che c'era allora nella ruga. Nella ruga ci si rispettava, si poteva litigare, però si diceva sempre pure a Regina, non c'è più bisogno della Regina. Questo per quanto riguarda la ruga vecchia, che è bella, fa ridere, ma fa anche pensare. Perciò questa semplicità di Pino che diventa arte non si degrada a farsa, no, fa pensare e come, ed è una vera commedia. Poi quando vi stancate alzate la mano la smetto, poi abbiamo... Facciamo una cosa, Mario. Sì. Sentiamo il tuo commento man mano che trattiamo le varie cose. Benissimo. Così abbiamo sentito la tua autorevole recensione, permettimi di chiamarla così, della ruga vecchia, e dopodiché sentiremo quella delle altre due commedie, in modo da, diciamo, da spezzare anche un po' il ritmo. Sì. Pino, la domanda più banale che ti si possa fare, dice, ma dove è ambientata la ruga vecchia? In realtà potrebbe essere ambientata in qualsiasi borgo antico dei nostri paesi, o nelle zone più interne, tipo il borgo di Roccella. Io abitavo a Zirgone. Quindi è ambientata lì, proprio è un rione, tanti pescatori, tipo mio papà era un pescatore, e è una fotografia antica di quello che io vivevo all'epoca. Infatti le due, i litigi che diceva Mario prima, non sono altro mia madre con la vicina, praticamente. L'unico personaggio inventato è quello che lui ha descritto, ed è proprio lo Scarparo, quello è un personaggio di mia fantasia, mentre la storia della ciopa è una storia vera, una storia che mi hanno raccontato, che ho voluto mettere al culmine proprio della commedia, alla fine, dove lei appunto ci racconta, dopo le varie fasi della commedia, quanto accade, insomma, no? La commedia è strutturata con un antefatto, poi il fatto è il colpo di scena finale, che appunto è il racconto della ciopa, che non si limita solo a raccontarsi, ma fa anche un incontro importante, ritrova il fratello che non conosceva e lo ritrova quasi per caso, ed è un arrotino che va, un tempo passava, adesso non ci sono più, va proprio in quel rione, in quella ruga per cercare lavoro, e invece ritrova la sorella in sostanza. È una delle commedie a cui sono più affezionato, anche perché è legata ai ricordi di mia mamma, che è scomparsa circa 7 anni fa. Lei era la mia prima spettatrice, adorava il teatro, anzi forse non ho avuto la fortuna di vedere quanto ho scritto io anche per lei, perché ha visto la mia direzione, regia, però le commedie non erano mie, erano di altri autori prima, e quindi non ho avuto modo mai apprezzata da su. Dopo questo commosso pensiero, questo dolce pensiero, io direi che sono maturi i tempi per il primo intermezzo musicale. Eh sì, Cosimo Scalpita.
Allora, io direi di partire con un pezzo particolare, perché con Cosimo, oltre al legame d'amicizia, abbiamo avuto anche un legame teatrale. Ecco, un legame teatrale, si è concretizzato tutto in una Pasqua di 2 anni fa. Io ho diretto un lavoro che si chiama Il riscatto di Adamo di Filippo Rioles, è un lavoro del 500, non del 700, perdono, è arrivato, si presume, qui in Calabria attraverso i principi Caramo, mentre Rioles era Palermitano. È un dramma a carattere sacro, la crocifissione del Cristo, la vita del Cristo, e c'erano, mi serviva una colonna sonora per avere un'identità anche sudista, calabrese, non solo, ma più del meridione d'Italia. Io ho scelto la tradizione siciliana e sono andato a pescare alcune cosine sacre, veramente belle, le ho tradotte in calabrese e le ho date a Cosimo. E Cosimo ha fatto un capolavoro. Facciamo sentire un piccolo pezzo di questo. Sì, allora, il brano si intitola Un lamento. Facciamo solo due strofette, sì, allora, facciamo un titolo che è lunghissimo. Sì. Ovviamente Antonio non conosceva questo brano, non l'abbiamo mai fatto, lo stiamo improvvisando per la prima volta insieme. Vediamo un po' cosa esce fuori. È giusto ricordare che insieme a Cosimo all'epoca c'è stata anche Emanuela Cricelli, altra voce straordinaria. Emanuela Cricelli, certo, è vero.
grandissimo pathos, da un pathos particolare, sì, perché lui la vive la canzone, anzi scopriamo una dimensione diversa di Cosimo in questi brani. Io dico che è un peccato che lui non vuole farla completa, cioè non in questo caso fare lo spettacolo completo. Io gli ho detto sempre, queste musiche, mentre in scena, lo facciamo insieme se vuoi. Allora è rimasto così nell'aria, speriamo che un giorno riusciremo. No, lo faremo sicuramente, ovviamente nel periodo pasquale. Certo. Allora aspettiamo un po'. Sono tipiche come pasquale, no? Sì. Si apprezza un Cosimo diverso. È vero. L'estensione vocale particolare che insomma arriva a questo. No, non li conoscevo. Mario, a casa sul tallotto. Vediamo la tua lettura di questa seconda commedia che è stata inserita in questo libro. La caratteristica di Pino, che può essere un difetto, ma secondo me è un pregio, è quello di mettere un personaggio, cioè non c'è un protagonista nel preso, e forse non c'è nemmeno una trama. E se ci fosse non parlerei per non farvi perdere il gusto di leggerla e di trovarla. Pur non essendoci un protagonista, c'è sempre qualche personaggio che brilla, che si pone al di sopra degli altri. Nella casa sotto all'orto, e poi non so se qualcuno vorrà leggere un post scritto, no? Mi riesce difficile definirla una commedia. Non so, è qualcosa che sta a metà fra la tragedia e la commedia. Ha alcune parti che potrebbero essere tragiche, però come tutte le commedie finisce bene. Ora, e chi vuole si può tranquillamente toccare, nella casa sotto all'orto una presenza invadente è quella della gettatrice. Io moralmente mi sono toccato, poi gli altri poi... moralmente non posso farlo. Dunque è una che non ha niente da fare e tantomeno la voglia di fare qualcosa, per cui Bigherlona in una casa dove c'è una sarta. Questa sarta, oltre che dalla iettatrice, è oppressa anche dalla presenza di Linuccia. Linuccia è una bambina indisponente, ma per questo simpaticissima. È proprio una ragazza che io parlo per noi sui 12 anni. Eh sì, era mia sorella all'epoca. Sui 12-13 anni, spunta sempre al momento giusto, è disponibile a fare tutte le commissioni, specie quelle per il bar, e delle consumazioni si riserva la parte migliore, il tornaconto. Però lavora, esegue tutto quello che le dicono di fare, anche se lo fa in una maniera che invece di dire le grazie abbiamo voglia di sculacciarla, insomma. Questa sarta, che quando la iettatrice gliene lascia il tempo lavora, è anche una pittacamere. E un giorno, dietro pressioni della surlodata Porta Scalogna, insomma, l'affitta a due persone, una delle quali è un diversamente abile. Sulla cinquantina vive la sua disavventura in maniera stoica. Non dico con serenità, perché è impossibile vivere tale disavventura con serenità, ma non si piange addosso. E apprezza quello che la vita gli dà, le piccole gioie, cerca di trarre piacere da ogni situazione, ma la sua vita è limitata, bisogna spostarlo in carrozzella una volta vicino alla finestra, diciamo che si fa aiutare a seguire il sole. E a un certo punto c'è questa benedetta casa sotto all'orto
di cui la iettatrice, parente di questo ragazzo e della sua mamma, vuole appropriarsi chiedendo prestiti, eccetera, le solite cose. Ma porca miseria, però lo sto raccontando, Pino. Racconti bene, però. Grazie. Sei scritta benissimo, grazie a te. E comunque, come tutte le commedie, si conclude bene e con no, si conclude bene. Secondo me è importante aggiungere una cosa, scusa se mi permetto, sì, Mario, certo. La simbiosi che arriva tra il diversamente abile e i due bambini di casa, cioè il garzone del bar e l'inuncia. Sì, c'è una simbiosi particolare, i giochi che si intrecciano con il loro vivere quotidiano. Sì, non avevo detto le piccole gioie che la sua tremenda condizione gli permette. Però Pino a questo ha aggiunto un post-scriptum, perché sembra che la storia, per quanto manipolata, idealizzata, eccetera, sia vera. E a noi fa piacere, perché una storia vera che finisce bene non è che la raccontiamo tutti i giorni. Per questo magari io vorrei che Pino ce la leggesse. Allora, tanto vi racconto come mi è arrivata questa storia. In uno dei miei viaggi di radici incontro una signora vestita di nero, tipica delle nostre zone, una signora vedova. Gli era morto il marito da 7 mesi. Io mi avvicino, cominciamo a parlare, lei mi racconta la storia, era appunto la moglie di questo signore disabile che era arrivato lì quasi per caso, perché viveva la casa a fianco insieme alla madre. Quando la madre muore, la madre prima si era fatta promettere da questa vicina di casa che avrebbe accudito il disabile. Allora loro vivono una vita matrimoniale quasi normale e poi dopo la morte lei se ne accorge di aver veramente amato questa persona. Vi leggo un attimo il postumo scritto. Ho fatto questa premessa per farvi capire un po' la trama, per capire poi cosa io dico nella parte finale, perché entro io con in scena con la lanterna a raccontare il finale. E parte così: si sposarono, i due sembravano davvero felici, vivevano in simbiosi, lei lo faceva partecipe di tutto, anche delle cose più banali come fare la spesa, andavano sempre insieme, lei a spingere la sedia a rotelle e lui buffamente teneva in mano le pesanti buste della spesa. Era come se volesse partecipare al peso della vita, poiché voleva anche lui sudare, fare fatica, così come faceva la sua sposa. Era bello vederli insieme, perché erano il ritratto della felicità. In tutta la loro storia, Maria non pronunciò mai la parola amore. Era come se non gli appartenesse. La vita matrimoniale fu normalissima, forse come tante altre, in meglio e in peggio. Dopo 7 anni, un giorno di febbraio, Totò si spense. La sua malattia non gli diede scampo. Morì col sorriso sulle labbra, un po' esangue. L'ultimo alito di vita egli volle riservarlo proprio a lei, alla sua Maria. Prima di morire non si dimenticò di Rinuccia, a cui lasciò in eredità la contesa casa vicino all'orto. Rinuccia alla bambina, come segno di riconoscenza per avergli regalato la freschezza della sua fanciullezza e dato spesso il sorriso. Ad ottobre dello scorso anno, in uno dei miei viaggi in radici, incontrai la protagonista di questa storia, Maria. Ciò che mi ha colpito è che, passati 7 mesi dalla morte di Totò, ella mi disse che l'amava davvero e di avvertire ancora la sua presenza, il suo calore, il profumo della sua pelle. Sì, lo amo e lui lo ha capito prima di me. Ma non voglio parlare dal passato, perché lui, Totò, è qui con me, è parte del mio presente, è tutto il mio presente, è la mia stessa vita. Vivo attraverso lui e so che quando cadrà questa pietosa ma dolce illusione, io non ci sarò più. Poi posto un scritto, mentre andavo via, le chiesi di salutarmi anche Totò, mi rispose con il più bel sorriso che io avessi mai visto. Bella canzone. Sì, io ho provato a lanciare la standing ovation, però guarda, una testimonianza bellissima. Poco struggente. La televisione è servita anche a questo. Sì, 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 sì.
Bravo Pino perché riesce a cogliere il lato più profondo di queste storie anche in un programma. La sua profonda humanitas, che l'humanitas di Pino, è la sua caratteristica. Quest'uomo è un buono. Diversamente non si spiega il suo volontariato, il suo sacrificarsi, per esempio in carcere, per fare una commedia che io poi ho avuto il piacere di scrivergli anche un pezzo. E questa sua opera sacra, che mi è rimasta là sulla tastiera, cioè questa dimostra una bontà di fondo. Questo darsi agli altri, questo aprire, secondo lui fa del resto, lui non è che nasconde niente, quello è una personalità aperta, è un essere che trasparente proprio. Delle volte penso come sono cattivo, no? Mentre quella voglia. Ma sapete che sogno in campagna elettorale. Mentre quella voglia di fargli male, di parlare male. Non riesco, sarebbe come picchiare un bambino. Ecco, questa è la grandezza di Pino Darella e si riflette nelle sue opere, si rispecchia nei suoi personaggi. Non c'è un cattivo, cioè tipo la commedia napoletana, e isso o malamente, no? No, il Pino non c'è, anche nel suo carattere, nei limiti della propria umanità. Non c'è l'esagerazione, non è il voler strabiliare, eccetera, no. Cioè i personaggi delle commedie di Pino potrebbero essere ognuno di noi. Mimmo Garreffa con tutti i suoi difetti e Gianluca Albanese con tutti i suoi enormi pregi. Ecco, quindi questo è questa humanitas che traspare sempre in questi personaggi non lancia così come noi, per cui non lancia un messaggio. Ora ci devi spiegare che ti ha fatto Mimmo Garreffa, però. Non so, non niente. Mi è simpatico. Meno male. Ma ha difetti. Vai, non davvero. Ma c'è mai visto un editore senza difetti tu? No. Non potrebbe lavorare. No, magari è un'ottima persona, anche perché me devo dare il passaggio per tornare. Allora Pino, io sulla scaletta dei brani non metto lingue perché so che ci avete pensato voi e l'avete fatta per bene. Metti tavolo Pino. Ora ecco. Procediamo a questo rito pagano. Perdonatemi, però io sono un bello. Si deve dissetare. Non riesco a cantare. Cosimo si deve dissetare. Cosimo ancora è solo divino. Sono divino. È rimasto ancora solo divino. Era il suo gruppo, il suo primo gruppo, credo, di musica popolare. Allora io direi, un tempo fa ho dato a Cosimo dei versi che lui ha trasformato in melodia, in canzoni. Mi è promesso che sarà il prossimo CD suo, vediamo se sarà quella verità. Sì, sicuramente sì, Pino. Allora, questo è un brano bellissimo. A me mi sono subito piaciute le parole che sono scritte. Pensieri d'amori. Io ho messo degli accordi, non è ancora finita. Il brano è tutto da fare ancora. Antonio, come infatti, non la conosce neanche. Ma questa. È un pezzo sperimentale, diciamo. Perciò improvvisiamo anche questa. Poi gli altri brani che faremo li conosciamo molto bene. Hanno parte del tuo concerto. Sì. Pensieri d'amori, scritta da Pino Carella, noi faremo alcune strofe, non la facciamo tutte perché non è il caso, non è pronta. Pensieri d'amori. E amore è un gioiozza mia. Senza idea, dimmi sicuro oggi mi pensasti, se la fotografia la guardasti, se la voce mia la sentisti, non è vergogna sai, non è vergogna sai, su pensieri d'amore. Ti stringi in un cuore, non ti fanno dormire.
tempo trona i lampi e arrivo a sta finestra, passano i belli tempi, ogni cuccia di tuoi truccati e un pensiero per ti amore. Non è vergogna, sai, non è vergogna, sai, su pensieri d'amori chi ferma il tempo non ti lasciano stare, su pensieri d'amore. Alcune strofe non le possiamo fare, ma anche perché è lunga, non è che la facciamo sì, a puntata. Quindi la puntata l'abbiamo già fatta. La sì. Musica è di Cosimo e il testo è tuo. Sì. Complimenti. È giusto dire che la prima commedia a Ruga Vecchia, sui miei testi ha cantato Romano Scarfone, ha fatto anche la musica, non mi ricordo più nemmeno il titolo della canzone, penso. Quando gatto non c'è. Praticamente sono le parole che diceva mia mamma a me per minacciarmi, cioè tutti gli estimi mi mandavano alla fine, quando tornavo era sempre festa. E poi invece nella terza commedia, che Uzzidà America, sul testo mio, musicato e cantato Mimmo Cavallaro. Mario, Uzzidà America, questa figura così ricorrente nelle vostre esperienze, in genere è una figura di bonifica, di benefattore, di persone che si aspetta, perché comunque in genere è abbastanza prodigo. Come viene vissuta in questa commedia, che è la terza di questo libro? Chi ci come, Mario? A me, non c'è l'America, mi dispiace solo che non ce l'ho. O se ce li ho, non li ho mai conosciuti. Mi sarebbe servito, ma non questo zio. Questo zio della commedia, scusate la volgarità, non è un solito cazzone americano, ma è un furbacchione calabrese, perché arriva in questa casa vestito in quella maniera colorita che avevano gli americani degli anni 70, diciamo gli emigranti che poi tornavano, eccetera, cioè degli anni 70-80, fiore appariscente, non so. Si vede che ha ritenuto di aver lavorato tanto, per cui si spabbaranza in una poltrona nel mezzo della casa, ogni tanto manda i bambini per il gelato, se ricordo bene, perché sinceramente devo dire che è la meno attraente, diciamo, delle tre commedie. E mi è piaciuta, l'ho letto volentieri. E comunque la cognata, mi sembra che sia, no? La cognata cerca di approfittare, è convinto di poterlo spogliare, cioè deve andare ricca di... La nipote che cerca di spogliarlo, no? La nipote. Guardatevi dalle nipoti che cercano di spogliare. Questa è molto acquisita, perché è moglie del nipote. Allora guardate due volte dove il nipote acquisita. Insomma, si vede che la conosco. La è una lingua buona. Si vede che la conosco poco, questa commedia. È quella che mette a nudo la mora. Perché no, era nel mezzo dei due capolavori, per cui non tanto mi colpiva, infatti anche quando ne ho scritto mi sembra di averla trattata poco niente. Però è una bella commedia, si ride comunque. E stavolta qua c'è la pettegola, amore, che viene dalla casa. Ma quella c'è sempre, c'è il postino scroccone, esatto. C'è il postino che arriva sempre all'orto, che uno torna dall'orto. Tu immagina che delusione se questo postino arrivasse a casa mia quando torno io dall'orto. Cioè io faccio un orto, diciamo, virtuale, mi ammazzo solo, ma poi vado sempre dal fruttivendolo. E così le zucchine gli riescono bene, però non gli piacciono.
No. È un po' come il pescatore che poi ricorda il pesce a mare. Più o meno. Poi le pescherie. Le zucche non mi piacciono nemmeno come persone, veramente. E... dove eravamo rimasti? Si chiama Scrocco il postino. Sì, ecco, questo lo portiere che arriva sempre. Comunque, alla fine, questo sognone d'americano che se ne sta nella poltrona ogni tanto spende qualche lira per il gelato, si dimostra un furbacchione, si tiene la casa, mi pare che poi sposa la cognata e tutti vissero felici e contenti. Io lo vedo come un animo buono, perché alla fine lui di nascosto dava dei soldi alla figlia dei due che lo stavano maltrattando in casa, perché è anche questa in parte una storia vera, la storia di uno che torna dall'America e quando arriva all'aeroporto di Reggio Calabria i parenti facevano a gara per chi non doveva andare a prenderlo, e questo qua mancava da 40 anni, vuol dire, non da un giorno dalla sua... eppure era un personaggio buono, non era un personaggio cattivo, tutt'altro. Lui di nascosto dava i soldi alla figlia minore, quella più buona della coppia, e tanto che la figlia, in maniera molto furba, l'ha interpretata mia figlia, chissà perché, che faceva, nascondeva i soldi non nel suo materasso ma in quello del fratello, perché il fratello andava a prendere sempre il materasso suo, quindi questa volta per non essere bella derubata era quello che facevo io con mia sorella, gli aprivo dove tenevo i soldini e quindi li nascondeva nel mio, mia sorella. Vai, vai. Sì, non so dove però questo zio secondo me mi escluderà dall'eredità sicuramente per come l'ho trattato, ma io direi prima di concludere almeno il mio intervento. Sì, volevo aggiungere un'altra cosa su questa commedia, specie quando i due, tipo lo zio e la cognata, che nel frattempo era rimasta vedova, aveva sposato il fratello, costretto a sposare il fratello, la cognata era in casa, perché lui era il figlio minore, quindi hanno si è fatto sposare dal figlio maggiore, e quando alla fine praticamente arrivano dei vecchi ricordi, le lettere che si erano scambiate quando erano giovani, questa qua l'aveva custodita, quindi vuol dire che non aveva mai dimenticato a tutti gli effetti, quindi leggendo queste lettere ritorna in qualche modo la fiamma, tant'è vero che poi nel colpo finale finiscono loro due insieme, ecco perché si tengono la casa, perché la casa era loro, però hanno anche dato soldi, dico, alla famiglia che viveva nella casa. Benissimo, a questo punto mi domanda perché hai chiamato me. Comunque, per concludere, diciamo, con la presentazione di un libro serve a invogliare i presenti a comprarlo. Ora, io non so, mi sento un po' come Sofia Loren, no, non sono Sofia Loren, penso che si veda, no? Ma non l'avrei mai detto. E c'è, nemmeno con una raccomandazione. Oppure l'altra, cioè, vi ricordate quando faceva la propaganda della mortadella? No, diciamo... no, del prosciutto cotto, del parma cotto. Era la mortadella, cantatavella. La cantatavella, era il prosciutto cotto. Comunque, questo cantatavello, diciamo, è per il vino. Pur non essendo io Sofia Loren, né avere alcuna voglia di diventarlo, io vi consiglio di comprarlo perché è un libro leggero, che però fa pensare, però ci migliora, ci mostra una umanità variegata, e magari con tante sfaccettature, e come dicevo prima, in ognuna di questi personaggi noi potremmo anche riconoscerci, c'è anche, sicuramente ci sarà anche una parte di noi. È un bel libro da tenere sul comodino e quando si è giù si prende e lo si legge, cercando di immaginare quel teatro che purtroppo va sparendo. Io vi ringrazio della pazienza con cui mi avete ascoltato e vi lascio a questi due meravigliosi miei
interlocutori che Dio ci rimantenga per mille anni, sempre felici, contenti e scriventi. Grazie di cuore, Mario. Io però vorrei poi anche coinvolgerti ancora. Sì. Mi concedi il biscuit? Ma come no? Concedo tutto. Pino, la playlist cosa prevede adesso? A votare Matteo a te. Sì, no, aspetta un attimo, voglio dire un'altra cosa, perché c'è un personaggio che può emergere anche in questa commedia, oltre a quelli che ho menzionato. E si tratta di Mimma Lampo, un nome pure questo d'effetto, preso un po' lo stile commedia dell'arte, diciamo così, con i nomi. E questa qua entra ed esce da questa casa, qui c'è, questa è la magara, insomma, che è iettatura costante. E che succede? Che a un certo punto, pur di ascoltare quello che una coppia vicina dicevano sul balcone, Tom e Ziorno, si abbronza, diventa tutta rossa ed entra in scena con questa abbronzatura atipica. Non è che si lamenta che lei aveva ascoltato, si lamentava per l'orario, giusto a quell'ora, ovviamente tu dici di cose che mi interessano a me, insomma, può parlare più tardi. Questo è uno dei personaggi che molto divertenti della commedia. E poi volevo aggiungere una cosa, alla Ruga Vecchia abbiamo aggiunto la seconda parte, la Ruga Nuova. La Ruga Nuova l'ho appena finita di scrivere, la stiamo mettendo in scena con l'associazione teatrale di Roccella Ionica, ed è la Ruga praticamente 30 anni dopo, come si è trasformata. Con l'arrivo di una, ovviamente i personaggi rimangono più o meno quelli che sono, ma invecchiati ovviamente di 30 anni, se ne aggiungono altri, tra cui c'è un venditore di frutta molto spassoso, con tanto di megafono come si usava un tempo, 30 anni dopo, ma c'è ancora, che roba ogni tanto si vede, no? E arriva la badante, una badante che è straordinaria, già il nome la dice lunga, si chiamerà Olga Sukalova, quindi arriva la badante. E ci sarà un gioco continuo con questo accento che si sposta tra Sukalova. Voi sapete che le donne dell'est sono molto precise sulla loro pronuncia, e quindi ci sarà un continuo bisticcio degli accenti che porterà poi un colpo finale molto bello, una bella commedia, mi piace anche questo. Prima di sentire il prossimo brano, una riflessione che vi è venuta così in maniera estemporanea. Possiamo dire, molti pensano che i social network, soprattutto Facebook, siano le rughe virtuali dei tempi che corriamo, ma è un paragone che forse non regge, nel senso che in Facebook c'è l'aspetto peggiore, l'aspetto deteriore, c'è il pettegolezzo fino a se stesso. Un po' l'aria, più che la ruga, Facebook è diversa, la ruga, accidenti quanto mi manca invece. Anche perché è il momento in cui c'era bisogno, lì erano disponibili tutti, anche i peggiori nemici giurati, quelli vicini, insomma, in cui ci si litigava ogni giorno, quel momento insomma, dove sputava uno alle cavalate, si dice così il dialetto. E purtroppo questi tempi se ne sono andati, anche nei condomini, non ci conosciamo più, insomma, non è come prima. Certo, bisognava pagare dazio, nel senso che la privacy non esisteva, però c'era anche il lato positivo. Oddio, io preferisco la non privacy, la privacy che c'è nei condomini nell'epoca moderna, insomma. All'epoca nemmeno uno sberla faceva male, adesso per uno sberla rischi, insomma, molto. E qualche volta penso che serva, a me è servito, perché io qualcuno l'ho presa. Antonio e Cosimo. Allora, Cosimo, facciamo cosa una bella canzone d'amore, quella Ninella che porti in giro. Facciamo Ninella, sì, questo brano è inserito nel mio ultimo lavoro discografico. Il disco l'ho lasciato qualcuno qui. Naturalmente i CD sono in vendita. C'è Gianluca, insieme al libro, sono qua alcuni. E questo è uno dei brani che secondo me è una serenata del 1800, molto bella. Delle parole che mi hanno subito colpito, io l'ho musicata. Ed è venuta fuori questa cosa, Ninella. Fermati per il non passare avanti, suona chitarra che voglio cantare, finestra fai mira alcuni alisanti, e se sti rintrani la fa facciare, falla facciare che voglio vedere.
Si mi consolasti, palpiti cori. Si mi consolasti, palpiti cori. Cubettola, cinta di sparti, sa delicata vita, a un disibiti, si belli modi e tu, si belli tratti, facili ti consolari, cui cori afflitti. Maturando qualcosina sta maturando, quindi siamo solo all'inizio. Mario, ti abbiamo sentito strimpellare prima durante le prove, no? Mario è un musicista. La mia curiosità è questa, ma tu una serenata tipo Ninnella l'hai mai cantata alla tua amata? No, io alla mia amata, che quando hai parlato bene di me vorrei fosse stata qui, così forse mi salterebbe meglio. No, mia moglie, scherzi a parte, ha ragione Pino quando dice che è una santa, è dolcissima e comprensiva. Ma allora non si usavano più le serenate, anche se sono una cosa bellissima, perché io ho letto poesie, ho letto tutto, ma i versi più belli per quel che riguarda l'amore, io l'ho trovato in Matteo Propazio,
quando dice oh quanto è bello l'amore vicino, se non la vedo la sente cantare, trasportiamoci a quel tempo. No, quando è innamorato non può parlare, non sto può dire d'amore. Per esempio, una volta il canto, quando si andava a mietere il grano, non quello di cui sei, il canto era un modo di comunicare. Anche la lettitura, cioè, sì, no? Mi ricordo che c'era una donna che non voleva che il figlio sposasse una ragazza. Questa ragazza cantando si mise a magnificare le doti di questa donna che non la voleva per il figlio. La donna si commosse, il matrimonio si fece. Dunque, ormai le serenate non ci sono più, però erano bellissime, fanno parte della nostra civiltà. Il difetto, secondo me, è che per molto tempo, se non ci fossero stati Cosimo e Mimmo Cavallaro, che per me sono due pionieri, noi in questo patrimonio, con la messa a riposo, in qualche modo di propaganda, noi l'avremmo perduto. Speriamo che non ti sento te lo. Speriamo che non ho sentito te lo messo a riposo, perché insomma lui. No, no, è molto vivace. Va bene, no, ma per dirti, ed è un peccato, perché c'è la parte migliore di quella della Calabria, diciamo, romantica, perché noi siamo appassionati, noi abbiamo canzoni di sdegno meravigliose. Per esempio a San Luca c'è una canzone, stanotte ci battiamo alla nottata, no? Davanti al lato porto di Nogione, che qua siamo sole, ma pace. E l'acqua che cadia era gelata, la neve non pariva campo di fiori, ma guardate che bellezza, cioè per amore tuo, di notte davanti a sta porta, sta c'è provendo, sta c'è lampando, dice, ma io me ne infischio, scusate, scusate, il termine perché sono davanti alla tua porta, ma questa è una prova d'amore, come quell'altro che dice, non lo posso dire, volgare, quindi no, una cosa che è ancora una prova d'amore che va oggi, cioè in effetti questo è disposto a rimetterci un occhio, sì. Come se quella ragazza ora in assinaccio non muriate, o non lo so, dice, io pure, E non andiamo di poter guardare, insomma. Cioè sì, ma sì, noi abbiamo una tradizione bellissima di queste canzoni, eccetera. Poi certo si è arrivato un po' a inserirli con... Mario, proviamo a improvvisare qualcosa con Cosimo. C'è un personaggio, no, della musica e cultura popolare del sud che Cosimo interpreta in maniera magistrale. Lui è riuscito a far ballare tutte le piazze con un pezzo di Rosa Balestrieri che lei già come interprete era straordinaria, ma guardate l'arrangiamento di Cosimo, è eccellente. Parla la Virinetta. Facciamo un pezzo. Allora le facciamo, dato che le porto a Trentino, ne faremo 5 di brani. Come? Thank you.
ebbene ti voglio più di più e a così più di la mia, ebbene ti voglio più di più e a così più di poppe la mia. Grazie, grazie. Voi due siete stati eccezionali, bravissimi. Ma come battevo nel tempo questo? Ma nemmeno una roba da Mozart più che da canzone. Ma ci ha visto in piazza, ma devi venire in un concerto in piazza, perché sennò qua non ti rendi conto quello che succede in piazza, il coinvolgimento, la situazione della gente, portalo qui. No, ma io ti ho visto tante volte in televisione. Ma in televisione è un'altra cosa, ti sì, un'altra cosa. Se tu sei lì al concerto, far parlare Mario di sera non viaggio, quindi. Ma lo porta via di sera. Domani sera a Pannapoli, dai. Domani sera a Pannapoli. Tu passi, vicino a Vico, non è distante, faccio. Non mi parlo, no, verrò, perché mi piace questa musica. Però devono venire anche loro due a battere il tempo. Ma proprio un sincronismo. Per me voi avete fatto il conservatorio. Che male. Cioè io mi sono commosso. Perché proprio non lo stesso attimo. Complimenti. Grazie Mario. Dopo di voi, il prossimo e il suo amico sono stati i migliori stasera. Ma dopo... Andiamo fuori tempo, hai capito perché? Sì. Beh, quando sono introdotto, Cosimo ha preso la lira, eh? Eh sì. Pensavo che avesse preso l'euro. Non devo nemmeno dire non vale la lira. Io. Ed è buon segno quando prende la lira. Quando prendo la lira penso alla Stilla Chiara. Invece io oggi voglio fare, stasera voglio fare un'altra cosa. Facevo a Meggiorrano, com'è il titolo? Ogni buscata a Meggiorrano. A Meggiorrano, Uglie Museo. Facciamo conosco la Uglie Museo, ma si chiama a Meggiorrano in realtà. Aspetta. La versione tua? La versione che facevamo come Sono Divino. Ok. Che è un po' diversa, Allora. Sono Divino. Perché cos'è un martuggio? Salute. Ding 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 ding
canto non li pira e non li bruna, c'è giù così non più la meglio brava e ti dinghe ti di ti ti dinghe ti di da ti dinghe ti di ti ti dinghe ti di da ti dinghe ti di ti ti dinghe ti di da ti dinghe ti di ti ti dinghe ti di da. Ora sono di mio e Gian Mariana mia, Gian Mariana, domani tu non c'è, Dio la vera, io usa catta la pisa di lana, per muro tiro il lustro di Romera e ti ringhe ti con la chitarra, scopo. Porti un limbo se tu vai via la pena, per musa canta la chitarra nota, per una solo lustro, voglio un'era, ci canta una bella vigliola e ti dinghe ti di ti ti dinghe ti di ta ti dinghe ti di ti e ti dinghe ti di ta ti dinghe ti di ti ti dinghe ti di ta ti dinghe ti di ti e ti dinghe ti di ta e ti dinghe ti di ti ti dinghe ti di ta ti dinghe ti di ti e ti dinghe. Adesso vuoi forza e ti dinghe. Grazie per la partecipazione, grazie. Grazie. Lui ringrazia noi per la partecipazione, capisci? Veramente, veramente. Allora, Bino, è quasi ora di cena, però quando di questo periodo c'è ancora un po' di luce, ma quando viene la luce poi il cielo si popola di stelle. Dove può arrivare? Non lo so. Ma ti dovrò capire subito. In particolare la mia attenzione questa sera sarà su una bella stilla chiara. Quindi chiudiamo con stilla chiara. Ma ho fatto tutto sto preambolo per arrivare qua. Spero di essere accontentato. Insomma, stilla chiara è uno dei pezzi storici che sono di Vino. Sì, lo so della presa perché è una canzone popolare. È stata concepita come sono di Vino quando c'era il primo gruppo, il primo di cui facevano parte Andrea Simonetti e Carmelo Scarfò, che poi hanno fatto parte di Terra Project. Alle percussioni c'era Fabio Magagnino all'epoca. Parla di questa isola siciliana bellissima. Parla di questa isola siciliana, sì, io ho raccolto un po' di strofette un po' qua e là, un po' ho cercato di mettere insieme. Ho fatto una ricerca un po' su tutte le strofe che mi piacevano, le ho messe insieme. Ed è venuta fuori stilla chiara. Ma è la melodia che è cattiva. Cosimo, prima di eseguire questo attesissimo brano, volevo, visto che hai ricordato Fabio Magagnino, che all'epoca era percussionista, Fabio Magagnino è l'architetto che insieme al suo collega Domenico Lia ha disegnato questo spazio. Oh, bene, benissimo. Facciamo un applauso a Fabio Magagnino. Il posto mi piace, il merito degli architetti Fabio Magagnino e Domenico Lia. Perfetto. Stilla chiara. Stilla chiara. Thank you.
tutti me, questa tovaglia vogliamo usarci di così di figlia, da vita a camminata di una quaglia, conducami il lume con sa sottiglia, conducami il lume con sa sottiglia. Era una camminata regale, era molto bella, molto elegante. La quaglia ecco perché. Mario, la quaglia è una appena quando termino tu. No, sai che mi era venuto in mente, Pino, che l'Italia ha vinto 4 campionati di calcio, nel 34, nel 38, nel 2006 l'ha vinto così. Cosa come... quando vedi un altro? Eh no, stavo arrivando. Che secondo me il campionato più bello che ha vinto la nazionale italiana l'ha vinto nel 1982 in Spagna. In Spagna. Ora, quest'anno la nazionale non è qualificata per i mondiali. Allora, noi vogliamo fare un rito propiziatorio questa sera. Grazie a una meravigliosa canzone di Cosimo, facciamo in modo che, eseguendo questa canzone che ci ricorda la Spagna, Spagna. Questa sigaretta. La sigaretta ce la fumiamo dopo Spagna. Così. Cioè, ma fai il tifo per la Spagna? No, faccio il tifo per la nazionale italiana che, grazie al ricordo che rivive con questa canzone Spagna, sicuramente si qualificherà ai prossimi mondiali e sicuramente li vincerà. Grazie. Oh, Mancini, non so. Oh. Grazie a Cosimo. Facciamo, Mancini, andiamo a Cosimo. Meglio Cosimo. Li fa allenare al ritmo di terzinato.
Ok. A Spagna. 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 Oppure per la Vigliola, come preferite. Prendiamo la Spagna. Spagna.
invitato qua questa sera. Grazie Gianluca per la tua ospitalità, grazie al signore qua che ha parlato benissimo, veramente molto, molto bene. Grazie, grazie a tutti voi, grazie. È stata una serata meravigliosa, merito dei tanti amici che vi hanno preso parte. Alla chitarra Antonio Occhiato. Alla chitarra, all'organetto, alla lira e alla meravigliosa voce Cosimo Papandrea. Alla pulizia di pensiero sempre crescente Mario Nirta. Al talento, alla sensibilità, all'umanità e a tutte le cose belle di questo mondo Pino Carella. A voi che è il teatro di Pino Carella, poi grazie a tutti voi e alla prossima. Gianluca Albanese. Thank you.